pray. Just break the chains of your feet. We can look down, 'cause that is how we lose. Get yourself out. It's time to break the rules. We make our way. So what we see in memories. Hey, even if I lose my ground, I won't let it hold me down. Con un cuore intorno. Sognare si può e non è peccato. Sognare si può, anzi, devi. Se ci credi, ogni sogno diventa realtà. Le rubriche di Vanna Posti. Buongiorno, buongiorno Bimba Luna,
Eccoci. È arrivata finalmente a Torino da Milano. Ce l'abbiamo fatta. Ce l'abbiamo fatta. Infine. Eh? Alla fine sì. Alla sì. fine Nadia Maletta è qui. Io sono felicissima, soprattutto perché ti conosco anche finalmente io. Di persona. Anch'io molto molto contenta di fare questa conoscenza. Voglio fare un saluto grandissimo e un ringraziamento a Tiziana che è dietro le quinte. Wow, fatti vedere, vieni qua. Buongiorno a tutti. Buongiorno. Grazie a te per averci ospitato, anch'io sono molto felice di questa esperienza e di averti conosciuto. E grazie, siete splendide. Grazie. Vabbè, sei tu che sei buona. Ma non è vero, non sono tanto buonina. Ciao Simone. Ci sto salutando. Ciao Simone. E allora, finalmente siamo qui in loco per poter parlare di Bimba Luna dal vivo. E intanto possiamo anche far vedere un po' di cose. Come no? Io devo guardare. Mostrami verso, okay. Verso la telecamera, che è un po' lontano, ma meglio. Il libro fantastico. Il libro io lo passo a te, che magari lo sei più brava. A favore di camera, guardate che splendore. Che carino. Dopo naturalmente tanto metteremo anche le foto di tutte queste cose meravigliose, però insomma intanto così cominciate già a vederlo. Mi dispiace per chi ci ascolta soltanto in audio, che però potrà andare sulla pagina di Bimba Luna per vedere tutte le foto e tutte le descrittive delle cose che adesso noi andremo a raccontare. Ma come no? Allora Nadia, ci proviamo. Com'è nata Bimba Luna per iniziare? Così facciamo un piccolo riepilogo. Ok. No, mi viene da sorridere perché abbiamo già fatto un'intervista. Yes. E ho quasi il terrore di ripetermi, quindi un po' mi dispiace. Ma no. Però no. Noi la facciamo breve, così facciamo, non annoiamo. Sì, un riepilogo breve, anche perché magari ci sono delle persone che ci ascoltano per la prima volta, quindi vedono questa bella immagine e dicono: che cos'è? È vero, hai ragione. Diciamo che è un desiderio quasi infantile, nonostante io non sia proprio una bimba. Questa nasce dalla voglia di sognare un mondo migliore. Scusa se poco, ne abbiamo sempre bisogno, no? Di pensare a qualcosa di più bello, sì. di più, insomma, di migliorare. Quindi meglio di questo come sogno. Ecco, diciamo che magari anche banale sotto un certo punto di vista, no? Sarà anche banale, ma è difficilissimo. Però è difficile da realizzare, ed è bello forse riuscire a sognare ancora. Yes. E in questo ci può aiutare la luna che da lontano guarda la sua amica terra e dietro la bellezza della terra, no? Ci sono le stagioni, i fiumi, i mari, le montagne, i fiori. Però si accorge, cioè più guarda la terra e più soffre del fatto che tutta questa bellezza forse l'uomo non la sa apprezzare troppo. Questa è una grande verità. Secondo me abbiamo un po' questo neo, noi uomini, diamo un po' tutto per scontato, pochino, in realtà non lo è. Un pochino sì. E allora ci mancava proprio questa bimba che... Che questa creaturina mandata dalla Luna, appunto, sulla Terra per aiutare i ragazzi, tutto sommato la nuova generazione, perché è in loro che si ripone un po' la speranza, no? Noi forse qualche cosa abbiamo sbagliato. È un tantino forse, magari un po' dovremmo fare qualche corso di comunicazione. Magari con Tiziana, perché no? No, comunque effettivamente sì, qualcosina, errore è stato fatto, no? Evidentemente. Non è stato trasmesso forse nella maniera giusta, e per cui la Luna confida nei giovani, nei più piccoli, perché riappropriandosi un po' di quei, forse banale dirlo, ma dei valori, ma semplici, dell'importanza nella vita delle piccole cose, no? Che però possono migliorare la vita sia di te che le compi e di chi è intorno a te, e quindi riscoprire un po' il bello della semplicità,
Certo che sì, la bellezza delle piccole cose, no? Dei sentimenti, delle emozioni che sono poi il sale della vita. Esatto. Senti, a proposito di questo libro, allora intanto diciamo che è un racconto. Sì, è un racconto. Che tu hai per grandi e per bambini dal mio punto di vista, perché anche noi abbiamo tanto da imparare da forse, questo. Forse più i grandi, perché i bambini hanno ancora il vantaggio di saper sognare. Di vedere il bello, e hanno ancora la capacità di stupirsi. Verissimo. E siamo noi che forse abbiamo perso un po' di questo crescendo, no? Esatto. Allora Nadia Maletta a un certo punto piglia carta e penna, sì, e scrive questo racconto e mi butto in questa avventura. Ecco. Buonasera, buongiorno. E quindi cosa succede? E succede che nasce questo racconto. In realtà è nato prima il personaggio, Quindi questo personaggio viveva già nella tua testolina, se non che? Viveva già, sì, nella mia testa, è nato più prima come immagine grafica, per cui voleva in qualche maniera... Dimmi, che cosa voleva fare? C'è un pochino della mia interiorità in questo personaggio, no? Perché ho applicato il concetto della semplicità, perché è una bimba che è composta di forme semplici. Cioè, sì, le forme più elementari, no? Per cui il triangolo, i rettangolini. E poi è fatta da tante lune. E il viso è composto solo di lune, di mezzo lune. Ed è bellissimo. Ma come ti è venuto in mente? Hai voluto mettere su carta un tuo pensiero? Cioè, da dove è nata? Allora, questa? Nascono un po' istintivamente queste cose. C'è poco di ragionato inizialmente, brava, perché non proviamo tanto... un po' ad avvicinarlo, vediamo. Non so se si vede abbastanza, parla, dimmi, spiegami. L'idea era quella, intanto, di voler creare una figura che fosse positiva, quindi la cosa, ma proprio in contrapposizione anche al periodo brutto che stavo vivendo, no? Per cui ho detto, adesso io rispondo a questa negatività, a queste cose brutte che mi accadono intorno, non con la rabbia, non con il pianto, ma provo col sorriso, magari scopro una nuova ricetta. Perché no? E per cui mi piaceva l'idea di creare un volto sorridente prima di tutto, perché secondo me un sorriso può fare tanto nella vita delle persone. È verissimo, quanto ci dà? Quanto ci tira su di morale quando magari noi ci alziamo ingrugniti la mattina e incrociamo uno sguardo di qualcuno che ci fa un bel sorriso. Sì, perché è un dono, è una cortesia, assolutamente, è una gentilezza, sì, è come sì, ricevere un fiore, non so come... È vero, è verissimo. E poi il fatto di aver utilizzato tutte le mezze lune... E perché ho pensato che comunque qualcosa che tu hai dentro, appunto, è qualcosa di interiore, la luna nell'immaginario, comunque sono i sogni, è il nostro interiore, per cui... Senti una cosa, questa è stata l'idea ma base. Questo racconto che dicevamo, che ha del positivo dentro tanto, ti ha dato anche spunto, intanto vorrei dire che hai vinto dei premi. Sì, guarda, in realtà... Diciamocelo, dai! Ho partecipato, no, è stata proprio una casualità, anche perché è l'unico concorso, ti dico la verità, a cui ho partecipato, e non ci avevo mai pensato a iscrivermi. Poi ho detto, ma mi è capitato casualmente di leggerlo su internet, e a volte dico, ci sono delle cose che accadono un po' per caso, io non l'ho cercato, un po' come... noi che ci siamo incontrate, trovate, no? Vero, io non vero. Ho cercato te, tu non hai cercato me, ma ci siamo incontrate. E sì, ho partecipato a questo concorso, non me l'aspettavo, e sono contenta, ovviamente nella mia sezione, perché aveva diverse sezioni, certo, dalla poesia ai romanzi inediti, io appartenevo alla categoria editi, perché io mi ero già autopubblicata. Ah, certo. Su Amazon, e ho vinto il primo premio, e devo dire che non è che ti cambia la vita, però no, per me è stata una piccola soddisfazione, ecco, diciamo così. Diciamocelo, questo per dire
che comunque insomma stai facendo un bel percorso, tra l'altro per sottolineare anche un mio pensiero, no? Che abbiamo condiviso tra l'altro oggi anche a pranzo, è che le cose brutte fanno sempre tanto rumore, i messaggi tanto positivi fanno fatica a farsi strada invece, no? Sì. Che è forse una banalità, ma è una grande realtà. Io penso che se riuscissimo a condividere e a far rumore al bene, alle cose buone, probabilmente, come dici tu, il mondo sarebbe migliore. Il mondo sarebbe migliore e tu hai pensato una cosa, io vedo alle tue spalle un libro bellissimo che è il grande libro della vita che tu hai voluto così sì, creare. È una cosa artigianale, l'ho fatto io proprio con le mie mani, per cui non sarà magari perfettissimo, però siccome io credo nel valore delle piccole cose applicate proprio al quotidiano, no? Sì. Perché sono quelle che poi possono renderti la vita più semplice, cioè una persona vicina che si accorge di te, ma un'amicizia certo, sincera. E quindi ho pensato sarebbe carino e mi piacerebbe farlo proprio da te, perché comunque apprezzo molto, a parte te come persona, trovo questa similitudine con Bimba Luna, la tua radio, Sognare si può e rientra un po' tutto. Allora l'idea era perché non lanciamo un'iniziativa dove io l'avevo pensata inizialmente più per i bambini. Sì. Dove ogni bambino ci racconta, ci scrive un pensierino su che opera buona nella vita appunto di tutti i giorni si impegna a fare, che può essere andare a trovare un vicino di casa anziano da solo. Ma che bella! Aiutami a pensare a un'altra iniziativa, prendere un cagnolino in un canile, certo. Piccoli gesti, piccoli aiuti, che ne so, aiutare qualcuno a portare la spesa piuttosto che un compagno di classe magari in difficoltà che viene lasciato in disparte dagli altri e tu non far finta di niente ma magari coinvolgerlo, piccole cose. E mi sarebbe piaciuta l'idea di inserirlo all'interno di questo libro, il libro della vita, in modo tale che quando è pieno sicuramente il mondo sarà un po' meglio di adesso. Il mondo sarà un posto migliore, ma perché sicuramente poi i bambini dal mio punto di vista sono quanto di più puro. E loro sono anche come fosse carta bianca, no? Se noi insegniamo loro delle cose positive, sicuramente loro potranno fare grandi cose. È vero? E quindi mi sembra molto bella questa tua iniziativa. Però io inizierò proprio da te. Sì? Perché comunque sei una bimba anche tu. Non sono tanto cresciuta. Devo dire la verità. Almeno nell'animo. Sì, infatti. Per cui prima di andare via mi metterai tu il primo messaggino nel libro della vita. Ma che bello, ma certo della che sì. Piccola buona azione. Molto molto volentieri, carina. Adesso ci penso cosa. E poi la metterò nel tuo libro e poi possiamo chiedere a tutte le persone che eventualmente ci ascoltano e ci ascolteranno di rispondere a questa tua richiesta, magari chiedendolo ai propri bimbi o anche proprio pensandoci noi bimbi grandi, certo, a una buona azione che possiamo fare. Mi piacerebbe molto, potrebbero scrivere alla pagina di Bimba Luna o sulla mail di Bimba Luna, e però mi piacerebbe veramente condividere con te questa cosa, no? Quindi magari poi scegliamo anche le frasi o i gesti, ma non so neanche se dire più carini, perché poi quando sono fatti con il cuore sono belli tutti, quindi potrebbero essere scelti magari anche casualmente. Sì, magari facciamo un'estrazione. Magari un'estrazione, perché così almeno non abbiamo questo tipo di problema, no? Sì, perché qualunque il caso gesto accompagnerà me le persone brava, più fortunate, diciamo, semplicemente il fatto più fortunato, nel senso, vabbè, perché noi faremo un regalino a queste persone. Sarebbe carino anche magari incontrarle qui.
Che ne dici? Questo magari poteva essere il regalo, quello questa di... è la bellezza delle idee che nascono. Quello di fare magari una chiacchierata con la persona che verrà estratta. E sì. Quindi, Non a noi ci male. Piace questa roba. Ovviamente spero che tanti bimbi rispondino. Eh sì, speriamo. E tra sì. i tanti bimbi che ci siano anche adulti bimbi come noi. Eh sì, perché dobbiamo sempre ricordarci di non lasciare andare la manina del nostro bambino, quello che abbiamo dentro di noi e che deve essere sempre accompagnato, non lo dobbiamo abbandonare mai. Ciao Patrizia, Patrizia ci sta mandando un saluto. Ciao. E noi lo salutiamo, la salutiamo, grazie. E... è carinissima questa idea, ti ringrazio. Vi faremo sapere prossimamente come ci muoveremo. Quindi ecco, voi iniziate intanto a segnarvi le vostre buone azioni e fra poco vi faremo sapere come farcele avere. E mi è venuta anche un'idea. Prego, dica. Vediamo. Potremmo anche, vabbè, qui svelo un po', nel senso che poi in realtà... ognuno può avere la sua bimba luna. Ecco, sì. Ed eccoli qua, tutti i bimbi per mano. Eccoli, ecco. E tutti sarebbe bimbi... carino che magari personalizzarle. Cioè, ognuno potrebbe avere, sto pensando soprattutto ai bambini ovviamente, perché magari... non certo, parlo... scusa. Sì, scusa, perché sennò non ti sentono. Non sono abituata e vi chiedo scusa. E... Dici. Questa potrebbe essere bimba luna Ivana, quindi bimba luna Ivana sceglie l'abito di bimba luna, il colore dei capelli, si fa la sua bimba luna. Perché no, una bimba luna personalizzata. Possiamo creare un gioco, qua, tutti i bimbi. Creare un gioco da fare tutti insieme. Questo ovviamente nasce... tutte queste idee nascono qui in questo momento ed è sì, veramente molto bello. Speriamo stiamo in piedi, perché dette così no certo che non ragionate indietro. Wow, questi sono ancora no un po' di come passaggi nasce. Per farci capire come è nata bimba luna. Questa racconta un po', e questa bambina di spalle è la protagonista del racconto, Martina, che è una bambina come tante, però con una grande sensibilità e sogna un mondo migliore. Eccola qua. E si rivolge alla luna, ed ecco che la luna le manda bimba luna. E dopo, mi raccomando, dovete continuare a leggerlo, e perché sì, perché altrimenti non potete scoprire tutto quello che è nascosto all'interno di questo splendido libro. Senti, grazie, grazie. Io so che hai in mente tante, diciamo, idee, no? E di cui però in questo momento noi non possiamo ancora parlare, perché devono prendere forma. Però diciamo che quello che vogliamo raccontare è sicuramente che torneremo, porteremo Bimba Luna a Torino. La presenteremo, ve lo dico, vi faremo sapere quando, come, eccetera, perché sta partendo una nuova ristampa di Bimba Luna e quindi insomma avremo delle cose interessanti da dirvi a proposito del passato e del futuro. Ma qui ti correggo, cioè io mi sono espressa male, sì no, in realtà il libro è lo stesso, sistemato. No, ho capito che è lo stesso, ma voglio dire la ristampa è sicuramente una nuova rinascita, sì. E quindi è importante ripresentarlo, è vero o no? Poi tu a Torino mi dici che Torino, non sei mai venuta. No, non sono mai venuta quindi... a presentarlo e sarà un'occasione ovviamente che accoglierò a braccia aperte, anche perché... se vogliamo che questa iniziativa parta realmente, sarà utile rincontrarci ancora. Assolutamente. Allora, io ti ringrazio. Grazie a te. Di queste tue parole, di questa condivisione. Faremo naturalmente seguito a questa intervista con altre comunicazioni. Assolutamente. Prossimamente vi faremo sapere... cosa andremo a combinare con Nadia Maletta? Qualunque cosa fatta col cuore.
Per cui Nadia Maletta, Bimba Luna, i suoi sogni e il suo grande libro della vita. Riempiamolo, mi raccomando, perché il mondo ha bisogno di essere migliori. Grazie, grazie. Grazie, grazie Nadia. Veramente, e grazie a chi ha dedicato del tempo a seguire la puntata. E un grazie di cuore alla nostra Tiziana che con la manina alzata da laggiù, vieni, fatti vieni, vedere, Tiziana. Facciamo un saluto. Ciao a tutti, un'altra bimba luna. Un'altra bimba luna, alla prossima. Grazie. Ciao, grazie. Ciao. Ciao. Vestito leggero, dolce di vanità. Ed è lei seduta su quella panchina con un libro sfogliato, non ha copertina, spiagge deserte, quello che resterà. Lei, valigia sul letto, lei, incantesimo rotto, lei, guarda il soffitto, lei. Cuore intorno. Sognare si può e non è peccato. Sognare si può, anzi, devi. Se ci credi, ogni sogno diventa realtà. Le rubriche di Vanaposti.